La Regione ha siglato un'intesa con le procure di Firenze e degli altri capoluoghi toscani per garantire in modo uniforme in tutto il territorio il miglior supporto possibile alle vittime di violenze e abusi che accedono al pronto soccorso degli ospedali in codice rosa, con particolare riferimento alle donne e ai bambini. Il codice rosa è un percorso socio-sanitario nato nel 2010 proprio in Toscana. Noi siamo sicuramente su questo una regione all'avanguardia, siamo quelli che hanno pensato il codice rosa, che è diventato una rete che mette insieme l'aspetto sanitario e l'aspetto sociale, egregiamente coordinato dalla dottoressa Vittoria Doretti, e su questo fronte vogliamo continuare per dare il massimo della tutela alla vittima, sia sotto il profilo sanitario e sociale, ma anche sotto il profilo giudiziario. Soprattutto quelle vittime che non a caso la legge definisce come vittime vulnerabili, vittime di reato che si trovano in condizioni, in situazioni di particolare debolezza e delicatezza, sappiano che vi è la possibilità di un supporto forte, concreto, efficace da parte della struttura in tutti i diversi passaggi, fino all'emersione da una parte per ciò che riguarda gli uffici di procura della notizia del reato, per ciò che riguarda la struttura sanitaria e la regione, la predisposizione di tutto il sostegno possibile per la vittima. Da 2012 al 2017 hanno usufruito del codice rosa 17.300 persone, nei primi tre mesi del 2018 646.